Alessia Ambrosi, per la candidatura di settembre alla Camera dei Deputati, è stata scelta al suo posto. Perché dopo nemmeno 100 giorni lei viene indicata come candidata presidente della provincia di Trento e non Ambrosi, che comunque avrebbe avuto 4 anni di esperienza di consiglio provinciale alle spalle? Nel partito lavoriamo tutti con un grandissimo spirito di servizio. Io ho sempre lavorato sul territorio con i nostri militanti, creando una rete forte, lavorando sempre sui temi. Alessia Ambrosi sta facendo un bellissimo percorso a Roma, dove sta lavorando con grandissimo impegno. E quindi lei è impegnata a Roma. Io sono impegnata qua a Trento, il partito mi ha chiesto questa disponibilità e ho accettato con grande orgoglio e tra Roma e Trento creeremo quelle importanti sinergie anche a salvaguardia della nostra autonomia. Per 4 anni sono parole sia di Urzì che dal capogruppo CIA. Fugatti non si è mai atteggiato ad incontrarvi e a dialogare come soggetto paritetico nella coalizione. Ora che il vento è cambiato, con quale animo Urzì si siederà al prossimo primo incontro tra partner di coalizione, dato che lei oggi si presenta antagonista a Fugatti, cioè il governatore uscente, che l'ha nominata presidente Itea contro il volere di FDI Trentino? Beh, la coalizione, è bene ricordare, è un patrimonio di tutti i partiti che ne fanno parte. Fratelli d'Italia è cresciuto a livello nazionale, ma è cresciuto anche a livello locale, raggiungendo dei risultati davvero importanti. Quindi il partito ha ritenuto importante, e concordo con il partito, fare un percorso di crescita sui temi. Quindi questa non è una candidatura contro qualcuno, è una candidatura che vuole creare per la coalizione comunque un valore aggiunto, quindi Fratelli d'Italia partendo dall'impegno sul territorio, partendo dai suoi militanti e aggregando anche quella società civile che con noi vuole lavorare, potrà dare un contributo che sicuramente per la coalizione sarà un contributo di rilievo. Quali sono i nomi del centro-sinistra trentino che lei reputa possano essere competitor autorevoli e temibili nell'ambito delle amministrative trentine di ottobre? Beh, non entro ovviamente nelle valutazioni che vengono fatte in casa d'altri. L'importante è sempre avere come punto di riferimento i temi, gli obiettivi, le strategie e le soluzioni ai problemi. Su questo la coalizione di centrodestra e Fratelli d'Italia intenderà confrontarsi con chiunque e qualunque sarà il candidato presidente che il centro-sinistra deciderà di mettere in campo. I parlamentari De Bertoldi, ex DC, Ambrosi, Lega e i consiglieri provinciali CIA, Fuagire, Rossato, ex Lega ed Alpalù, ex Lega, non hanno un passato di vera destra italiana, l'allora MSI e OAN. Questa cesura col passato porta vantaggi o svantaggi? E Fratelli d'Italia è un partito che si è allargato molto e nel nostro partito sono entrate persone di grandissima qualità che insieme ai militanti stanno facendo un ottimo lavoro, un ottimo percorso e da eletti stanno aiutando tutto il partito in una crescita e lavorando in modo condiviso sui temi e sulle soluzioni ai problemi che oggi più che mai stanno investendo anche la nostra provincia. Quindi il confronto, l'aggregazione e allargare il confronto sulle idee è sempre comunque un valore aggiunto. Spesso la battuta coltelli d'Italia viene utilizzata per evidenziare contrasti all'interno di Fratelli d'Italia. A livello Trentino Alto Adige, le relazioni tra voi come sono? Beh, credo che sia opportuno ricordare che in tutti gli ambiti, negli ambienti di lavoro, anche nelle famiglie, nei gruppi di amici, è difficile pensare che ci si ami e e si possa avere con le persone magari le stesse sintonie. Nei partiti anche questo accade, non serve farne mistero, ma cos'è la cosa importante in un partito rispetto ad altri ambiti? Che un partito deve lavorare pensando non a se stesso o alle singole persone, ma deve pensare a qualcosa e qualcuno. Quel qualcosa per noi è il Trentino, quel qualcuno per noi sono i Trentini. Quindi attorno ad un interesse comune che è l'interesse più alto, i personalismi vengono messi da parte.
le divisioni possono esserci state? Perché negarlo? Cosa è la cosa importante? Fare tutti un passo avanti. In questo momento Fratelli d'Italia è unito a una condivisione importante e quindi siamo sicuri che potremo, anzi faremo sicuramente bene.